I francobolli della Germania rari di valore del 1949. Il francobollo da 10 centesimi del 1949. Raffigura sul centro il volto di Fonoenheim. Detto anche Paracelso. È stato un medico alchimista del Cinquecento. Fu una delle figure più importanti del Rinascimento. Contribuì molto allo studio delle scienze in campo medico. E molto anche allo studio dell'alchimia. Scoprendo e nominando per la prima volta lo zinco. L'elemento chimico facente parte del sistema periodico. Attorno al suo busto. Delle scritte in lingua tedesca che significano: l'assistenza sociale aiuta i liberi ad alleviare le difficoltà. Sotto il suo volto. Il valore nominale del pezzo. Ovvero 10 centesimi del marco tedesco. Francobollo emesso in 6 milioni di copie. È alto 33 mm. Largo 28 mm. E vale 15 euro. Il francobollo da 8 centesimi del 1949. Raffigura il volto di Elisabetta di Turingia. Principessa ungherese e nobile tedesca. Vissuta nella prima metà del 1200 d.C. Considerata santo nazionale dalla Germania. Nella sua vita terrena promosse la diffusione e l'azione assistenziale ai poveri. E dalla carità. Lei stessa. Capì presto che la ricchezza monetaria di cui disponeva non era appagante per se stessa. Iniziò così il suo percorso di carità. Attorno. Potrai vedere le scritte in lingua tedesca. Che vengono riportate anche sul francobollo che hai appena visto. Poco più in basso. Accanto al valore nominale di 8 centesimi del marco tedesco. Viene riportato il suo nome e cognome. Francobollo emesso in 4 milioni di copie. È alto 33 mm. È largo 28 mm. E vale 20 euro. Il francobollo da 20 centesimi del 1949. Fu emesso in occasione del centesimo anniversario della nascita della Confederazione tedesca. Rivoluzione del 1848 e 1849. Che ha portato i territori tedeschi a staccarsi dal dominio dell'impero austriaco e del regno di Prussia ed a crearsi una confederazione di stati con un proprio parlamento, libertà di stampa e di opinione. La prima assemblea nazionale si riunì il 18 maggio del 1848 per discutere e scrivere i principi generali e i diritti umani fondamentali sui quali la nuova Germania federale si fondò. Sul centro viene riportato il numero 3, che non indica il valore nominale del pezzo, ma un numero sequenziale, che lo identifica come numero di stampa nella serie di questi francobolli stampati. Ai lati, a sinistra ed a destra, la data 1849, anno di fine rivoluzione, e nascita della Confederazione. A destra, la data 1949, anno di ricorrenza del centesimo anniversario. Tutto in alto. La scritta posta tedesca, seguita dal vero valore nominale del pezzo, ovvero 20 centesimi del marco tedesco. In fondo, la scritta che commemora e ricorda l'evento, ovvero 100 anni. Francobollo tedesco, pezzo da collezione emesso in un milione di copie e è alto 33 mm, è largo 28 mm e vale 50 dollari. Il francobollo da 30 centesimi del 1949. È un altro pezzo che fa parte della serie emessa per il centesimo anniversario dalla nascita della Confederazione tedesca. Formata dopo la Rivoluzione tedesca. Combattuta tra il 1848 e 1849. Ha visto da una parte il regno di Prussia. E quello di Sassonia. Quest'ultima sotto il dominio dell'impero austriaco. E dall'altra parte i cosiddetti rivoluzionari. Composto dal popolo stesso. La fine della rivoluzione ha permesso la nascita della Confederazione. Con il prezzo della perdita di oltre 445.000 persone. Che hanno combattuto e perso la vita. Sul centro. Il numero 6. Con accanto ai lati. La data 1849. Anno di fine rivoluzione. E da destra. 1949. Anno di emissione e commemorazione di questo francobollo. In alto. La scritta posta tedesca. Seguito dal valore nominale del pezzo. Ovvero 30 centesimi del marco tedesco. In basso. La scritta che commemora l'evento. Francobollo emesso in un milione di copie. È alto 33 mm.
largo 28 mm. E vale 60 euro. Il francobollo da 20 centesimi del Consiglio federale anno 1949. Fu emesso in occasione del centesimo anniversario, in cui si riunì la prima assemblea federale, ovvero nel 1848. Primo Consiglio federale che adottò la Costituzione federale. Decisero i diritti umani. E quale struttura e natura doveva avere il nuovo potere esecutivo? Con la propria estensione territoriale. Nel 1849. Fu pubblicato e messo ai voti dei singoli stati appartenenti alla Confederazione. La bozza della Costituzione. Potrai vedere. Una rappresentazione stilizzata. Di arte. Dove si vuol trasmettere un senso di nascita. Con il sole che splende sulla nuova Confederazione. In alto. La scritta Repubblica Federale Tedesca. Sotto. La scritta Bundestag. Ovvero tradotto. Parlamento Federale Tedesco. Sotto. L'anno di commemorazione. 1949. Francobollo emesso in 3 milioni di copie. È alto 33 mm. Largo 28 mm. E vale 80 euro. Il francobollo da 30 centesimi dell'Unione Postale anno 1949. Fu emesso in occasione del 75° anniversario dalla fondazione dell'Unione Postale Universale. Agenzia Postale dell'ONU. Che coordina e stabilisce le politiche postali dei Paesi membri. Regolando l'intero sistema postale mondiale. Fondato nel 1874. Oggi coordina ben 192 paesi nel mondo. Sul centro. Viene raffigurato il volto di Heinrich von Stefan. Politico tedesco e direttore generale delle poste dell'impero tedesco nella seconda metà dell'Ottocento. Durante il suo operato. La Germania era divisa in 17 stati indipendenti. Con proprie politiche e tariffe postali. Von Stefan. Uniformò tutto il sistema per tutto l'impero. Accanto al volto. Gli edifici postali e di coordinazione di tutto il sistema nell'impero tedesco, in alto a destra. La scritta posta tedesca. Seguito dal valore nominale del pezzo. Ovvero 30 centesimi del marco tedesco. Sotto il volto. La scritta che commemora l'evento. Ovvero 75 anni dall'Unione Postale Universale. Seguito della data di fondazione. 1874. E data della commemorazione. 1949. Francobollo emesso in 2 milioni di copie. È alto 25 mm. Largo 43 mm. E vale 80 euro. Il francobollo da 30 centesimi di Wickern anno 1949. Raffigura il volto di Johann Heinrich Wickern. Fondatore del movimento Inner Mission. Ovvero il movimento degli evangelisti tedeschi fondato nel 1848. Che si diffuse in tutta la Germania. Obiettivo è di far rinascere il cristianesimo. Tramite la dottrina dell'amore fraterno. Ovvero un programma sociale di carità e di educazione cristiana. Volta ad aiutare i poveri e gli ammalati. All'interno del paese tedesco. Fondò diversi ostelli. Per fornire rifugi e promuovere la carità e l'aiuto al prossimo. Attorno delle scritte in lingua tedesca. Che tradotte significano. L'assistenza sociale aiuta i liberi ad alleviare le difficoltà. Sotto il busto. Il valore nominale del pezzo. Ovvero 30 centesimi del marco tedesco. Francobollo datato 1949. Ha avuto una tiratura da 4 milioni di copie. È alto 33 mm. È largo 28 mm. E vale nel mercato della filatelia 100 euro.